tutti, ecco, così abbiamo capito che si comincia. Si comincia, e a nome del Circolo La Comune ho il compito di spiegarvi che cosa è successo, ma non faccio una cosa lunga, dico soltanto che lo spettacolo si intitola Bracchetti, che sorpresa, ma poteva anche essere Bracchetti, che sorpresa, non viene, perché lo spettacolo poteva anche non essere fattibile. Come sapete, La Comune è andata incontro delle traversie, adoperiamo questo termine quasi meteorologico, come se non c'entrasse niente la volontà di nessuno, tranne di chi governa le nuvole. Traversie che sono state molto difficili da superare, ma sono state superate brillantemente con una timoniera di montagna che è la nostra Presidente, che ha tenuto... che ha tenuto la barra del timone attraverso questi flutti così difficili, con grande competenza, con grinta, inaspettata, perché sembra una personcina così gentile, mite, con grinta, con grande forza di nervi, e insomma, soprattutto però, tutti quanti noi, tutte quanti noi, col vostro aiuto, perché la cosa che sicuramente più di tutte ci ha sorretto è stato di capire che questa intrapresa teatrale, culturale, a cui si dedicano da molti anni, particolarmente Sandro, dalla fondazione, qui in città, questa impresa è sentita, è di tutte e tutti noi, non è una cosa superficiale, d'occasione, a cui si va ogni tanto, costituisce una specie di comunità, non voglio esagerare con termini tanto coinvolgenti e importanti, ma insomma direi una cosa di questo tipo. Una cosa di questo tipo è preziosa. E siccome le difficoltà stasera, che sorpresa, sono superate, ma non sono finite, e ci troviamo nel bel mezzo di una crisi tremenda che pazza in furia un po' dappertutto, e ci troviamo in un momento particolarmente difficile nel nostro paese, e ci troviamo in un momento in cui nella cultura a Bolzano possono avvenire dei cambiamenti repentini anche con grande arretramento, eccetera, eccetera, non la faccio lunga, è particolarmente importante che continui, si rafforzi, si specifici questa collaborazione, questo rapporto interattivo tra chi prepara i programmi e gli spettacoli e chi, non so bene dire, li usufruisce, chi con noi poi li ascolta e li giudica, diventano un patrimonio comune. Questa cosa a me sembra rara, anche in città molto più grandi e con una storia culturale molto più lunga e più imponente di quanto non sia quella bolzanina, che in fin dei conti è recente, almeno per la parte di lingua italiana, non capita di frequente che in una città piccola e con una storia un po' tormentata, poi marginale rispetto alle grandi correnti culturali, come è appunto la nostra amatissima Bolzano, si verifica invece un fenomeno di questo genere. Bene, non è un fenomeno meteorologico, si verifica per caso, è il frutto di una lunga, importante, impegnativa azione, lavoro, passione, competenza, abilità, un elenco lungo così di virtù non sarebbe esagerato veramente, e diciamo pure anche di un po' di rabbia ogni tanto, qualche strappo ogni tanto, qualche parolaccia magari, che insomma, ci vuole anche quella, è il condimento, il sale della vita. Io non la faccio più lunga, sono una parlatrice fluviale, quindi se incomincio non la smetto più, ma detto questo mi pare di aver detto l'essenziale per questa sera, per cui vi dico buon divertimento, divertiamoci tutti insieme, grazie.